Firenze da diversi anni. E il Salento, le mie origini, quei profumi, quegli odori me li porto dentro, ma diciamo come non sono mai stata figlia di nessuno, capisci a me? Cioè, non voglio ostentare o richiedere una partecipazione emotiva data dall'appartenenza. E questa. Poi infatti i risultati si vedono, zona rossa, allarme. Vabbè, il simbolo di una nuova fase di scrittura. No, aspetta un attimo. Non so se è una fase, è un momento, è un attimo, è stato un attimo, ora non è più. Chissà che cosa mi succederà dopo, quello è il bello. Io sono curiosa. Dicevo prima che un cantautore deve evolvere, deve scrivere mano a mano che vive e non fossilizzarsi in un modulo che magari ha funzionato quel modulo e poi lo ripeti. Anche per me ci sono stati dei moduli che hanno funzionato. Ma che cosa ha fatto la demente qua? Ha cambiato tutto sempre, perché cioè, per fare una cosa facile, una cosa semplice, faccio quello che mi sento. C'è comunque il mio ragazzo che mi dice te sei una privilegiata, sei una fortunata. Gli fa: che cazzo stai dicendo? Cioè, ma non vedi che sofferenza, che cosa, ogni volta rimettersi in gioco, ogni volta provare a dare una faccia nuova, ti metti lì in vetrina e dici: Madonna, adesso che mi tira il primo schiaffo, e stai lì. Però lui mi dice: sono fortunata perché da sempre ho inconsapevolmente fatto in modo che nella mia vita, così come questa carriera che tante volte è condizionata, in questo lavoro, scusate, in questo mestiere, non carriera, che tante volte è condizionato da diversi fattori discografici, non chiedetevi le orecchie, chiudi? Alcuni discografici, va bene, se vede. Altri però, che vogliono rinchiudersi gli stessi artisti, che si vincolano. Invece io ho sempre, in qualche modo, in maniera inconscia però, sempre fatto in modo di poter fare quello che volevo. Perché? Vuoi perché mi scrivo le canzoni, vuoi perché me le produco, poi dico questa è, non ce n'ho altre, non lo so, cioè, è una cosa, un flusso naturale che ho creato attorno a me. Mi hanno dato la notizia, bravo, mi hanno dato la notizia lì mentre ero al Dopo Festival, no? E me ne sono uscita con il mondo capovolto, ho detto una cosa di questo tipo. Perché, ora no, senza scherzare, la sensazione, ora vi faccio una metafora un po' per cretina, però è un po' così. Siccome vedo Roma in più come un figlio da proteggere, perché per come è venuto fuori un flusso creativo, diciamo che è stato unico, parole e musica insieme, cosa che non succede quasi mai, cioè c'è sempre un po' di costruzione nei pezzi, no? Invece questo è stato un flusso unico, una roba che non so da dove è venuta. Bello, perché boh, almeno io lo vedo così, cioè un messaggio di una donna che guarda uno specchio e dice: ok, come stai te a questo punto della tua vita? E poi si rivolge alla persona che ama e dice: amore mio, come sei tu? Come stai tu? Sei felice tu? Il tuo percorso all'interno della coppia è bello? Stai bene tu? Se non stai bene tu, vai solo fino al punto in cui non ti troverai più, ma sarai tu a sorprenderti. Cioè, come dire, ognuno in un rapporto di coppia deve fare il suo percorso, deve sentirsi bene anche singolarmente, e poi la capacità probabilmente di sorprendersi, questo è il senso del pezzo, la sorpresa. Come può succedere che una cosa semplice, delicata, come vederti venire incontro a me, mi possa cambiare il senso della giornata e possa bastare per me? Una cosa semplice, tu vieni verso di me e le cose cambiano, no? Io questo sentimento così tenero, così pulito, e lo vedo come un sentimento da proteggere. E quindi ieri poi quando mi hanno detto zona rossa, allarme, ho detto ok, il mondo è capovolto, e mi sono sentita un po' come una mamma che viene legata e intanto gli picchiano il figlio. E questa sensazione mi
sto portando dietro, sono posto, poi vabbè, cerco di drammatizzare. Guarda, io credo in una cosa, nell'evoluzione personale, cioè è una cosa che per me è importantissima, cioè, uno non deve sempre rimanere uguale a se stesso, anzi deve cercare, cioè io sono fatta così, che vi devo dire? E da un cantautore, e non dagli interpreti, ma da un cantautore io pretendo quanto ascoltatrice, no? Non come una che fa musica, ma quando ascolto, che ci sia un'evoluzione nel percorso di un cantautore, che mi racconti delle storie che sono accanto alla sua età. Un pezzo come Ormai Più non poteva venire prima di Ci Vediamo a Casa, cioè è chiaro, no? Perché lì il momento Ci Vediamo a Casa era il momento della difficoltà dei mutui, non mi davano il mutuo, io volevo una casa, volevo costruire un rapporto, volevo mettere delle fondamenta, a parte che quell'altro comunque nonostante la casa, quello proprio, ma non mi sposa, ha detto e ci perdo. Io non ho capito, ma è la verità. Quindi la casa me ne faccio di poco, però quindi adesso sto cercando di convincerlo, capito, sul percorso personale.